pomeriggio. Insomma, anche con te affrontiamo ovviamente questo tema dei tre punti fondamentali. Oggi sono quelle partite a volte anche un po' sporche, l'1-0 tra virgolette, striminzito, però l'importante è che l'Avellino è riuscito a portare a casa la vittoria. Sì, era importante reagire dopo la sconfitta di domenica, belli o brutti, comunque l'importante era riprendere la nostra marcia in vista anche dei playoff e di piazzarsi nella miglior posizione possibile. Una Francavilla che nel secondo tempo non ha fatto tantissimo, però diciamo un Avellino un po' più a rilento, solo stanchezza? Sì, era anche il primo caldo, comunque abbiamo speso tanto il primo tempo, poi il secondo tempo c'è stato un piccolo calo, però ci sta, questo è l'importante, soffrire tutti insieme e cercare di appunto fare bottino pieno. Quanto ti dispiace non esserci a Terni, visto che eri sulla lista? Mi dispiace perché anche una partita importante, essere a disposizione comunque del gruppo e dell'allenatore era una cosa importante. La difesa ha trovato la sua quadratura, al di là di qualche gol subito nelle ultime partite, che può starci, ci avevate abituati troppo bene prima, però insomma avete trovato proprio la quadra del cerchio. Sì, lavoriamo bene in settimana, nelle esercitazioni che ci propone l'allenatore, e con la cattiveria di non subire appunto il gol già dai piccoli allenamenti, e poi comunque secondo me è una conseguenza se in settimana lavori bene con la fame, la cattiveria, con l'atteggiamento soprattutto, poi te lo riporti in partita. Vi ha dato qualche stimolino in più la vittoria del Bari di ieri? Cioè, sì, ma noi dobbiamo guardare comunque a casa nostra, perché siamo un gruppo importante e non siamo là per caso, e quindi dobbiamo cercare di continuare a mantenere questa marcia e appunto piazzarci dove vogliamo. Fisicamente come state? Tu come stai? La squadra? Era da un po' che non giocavo, ho fatto un po' a livello primo tempo abbastanza bene, poi verso il finale del secondo tempo, gli ultimi 20 minuti ero un po' in debito, però alla fine l'importante era star lì, starci con la testa, dove non ci arrivi con le gambe, ci arrivi con la testa. Cosa vi aspettate a Terni? Mi hai detto tu non ci sarai, però insomma, sarà una partita molto molto importante per loro, ma anche per l'Avellino, per dare magari un segnale fortissimo, no? Per fare il risultato lì. Assolutamente, Terni è una corazzata che ha fatto mezzo passo falso in tutta la stagione, noi siamo dietro e nonostante stiamo facendo un grande percorso, loro sono veramente una squadra importantissima e andremo là a giocarcela come siamo andati ovunque. E speriamo di mantenere comunque il nostro filotto ripreso oggi dopo Catania. Accorcia le distanze, diventa US Avellino Supporter. Porta il lupo direttamente nel tuo punto vendita. Se hai un'attività in uno dei 118 comuni dell'Irpinia, puoi diventare supporter ufficiale. Potrai scegliere tra i tanti prodotti presenti allo store e richiedere il corner dedicato interamente al club. Cosa aspetti? Contattaci e scopri come unirti alla grande famiglia biancoverde. Info 342 66 99 114. Anche WhatsApp. Retail @usavellino1912.com.